Dai tu il via al mio vlog settimanale. Non può farlo Lucky. È lì. Lucky, vuoi dare tu il via al mio vlog settimanale? Guardate com'è bello il mio Lucky. Lui è mio. Ma io stavo dormendo, Wiff. Lasciatemi stare. Amore. Vedi, Lucky non vuole. Lasciamo stare. Scusa, scusa, buonanotte. Guardate il suo muso. Guardate quanto è bello. Non mi viene voglia di lasciare like. Ora che ho sfruttato il mio cane per chiedere like, torniamo dove eravamo. Introduci il video. Ciao, io sono Lalabai e oggi siamo qui perché Simone vuole fare i cristalli fatti in casa. Però di preciso... In realtà voglio fare un vlog. No, vuoi fare principalmente questo. Ma diciamo devo far vedere una cosa prima. Che cosa? Ho comprato questo coso in Irlanda, ve l'ho fatto anche vedere nel vlog dell'Irlanda. Si chiama Crystal Growing Kit. Ed è un kit per far crescere un cristallo fatto in casa. Ma lo abbiamo già aperto e abbiamo scoperto delle cose. Esatto. Che lui pensava ci volessero solo 2 giorni, quando in realtà ce ne vogliono 4. O 7, dai 4 ai 7. Ah, dai 4 ai 7. Quindi inizieremo a farlo. Io volevo fare un video dedicato a sta cosa. Ma no, semplicemente, a parte che ci sono tipo 2 passaggi, quindi sarebbe noiosissimo. Ma ci vuole un sacco di tempo, quindi iniziamo a farlo adesso in questo vlog. E poi in quello della settimana prossima ci sarà il risultato e avrò costruito il mio cristallo personale fatto in casa. Comunque volevo far vedere una cosa. Che bella è sta maglia, raga. Raga, ma che bella. Un sacco perché dietro è bianca. Aspetta. Allora, ho fatto una foto su Instagram e alcuni non hanno capito come ho fatto. Non ho comprato 2 maglie, ho fatto strane cose su Photoshop. Semplicemente di qua è così e di qua è cos'ha. Mamma mia, quanto è bella. Quindi se avete visto la foto di Eren Ezzalb su Instagram, l'ho fatta con la stessa maglietta, una davanti e una di spalle. Se non l'avete vista, andate su Instagram e seguitemi, perché state facendo un errore colossale. Prima o poi te la rubo questa maglia. No. Allora, vediamo che cosa c'è intanto in questo kit, così iniziamo a fare. Quindi, contenuto, contenitore. Ok. Mi stai dicendo, cioè, c'è scritto che il contenitore contiene un contenitore, che è questo. Quindi si contiene da solo, ottimo. Poi abbiamo il bastoncino gelato per mescolare, la polvere di cristallo e la base del cristallo e il colorante viola alimentare, ok? Perché noi stiamo facendo il cristallo ametista. Oh, che bello, sbriluccica tutto. Visto? È sì. Tipo violaceo. E questa pallina sarà l'inizio del... Che cazzo è sta roba? E sarà appunto la base. Pentola. Acqua. Fuoco. Aspettare. Ecco il risultato. Un cristallo già attaccato alla collana. Incredibile. Da non crederci, vero? È vero. Guarda, sta bollendo. Non me ne ero accorta. Io direi che è il caso di muoversi. Quindi, dove sta nel 230 ml? Beh. Oh! È normale. Ok, ci siamo. Ora, polverina. Prendi le forbici del potere. Il pot Eren. Sono arrotondate quelle cose? No. E versiamo tutto il contenuto dentro. Yes, mescoliamo questo intruglio magico. Abbiamo del pubblico live. Una bella sommata di culo. Ho tirato una cragnata sulla... Amore, no. Ciao, pubblico live. Tu sei iscritto, micio? Dust, sei iscritto? Fai sentire il motorino, fai sentire. Che bravo che sei. Sposti tutto. Quanta tenerezza. Guarda che bel micio. Sì, ecco il cagnolino. Sì, sì. Date un bacino. Ma che carino. Come chiameremo questa ship? Ducky o Last? Scrivete nei commenti la ship. Oppure giù il fatto. Giù il fatto? O Giananu. Lasciami stare, umano. Sì, liberami. Hashtag free già fatto. Le orecchie di Lucky sono di velluto. Perché tra uno e l'altro non so chi è più viziato. Lucky. Dici che vuole da mangiare? Ma non si direbbe, cioè non capisco. Cosa vuoi? Da notare tra l'altro le sue calze nuove, bellissime. Sì, calze happy socks, sì, sì. Non in testa al cane. Annusa? Buono. Ora aggiungiamo un po' di gatto e questa cosa che
chiamata base per il cristallo. Ma sai perché il gatto fa così? Perché pensa che stiamo cucinando qualcosa. Io se lo faccio mangiare ti escono i cristalli dal culo, poi vediamo. Vado? Vai. Drop like it's hot. Ebbene. Che fine avrà fatto? Lo scopriremo nella prossima puntata. Allora, adesso deve riposare a 20 gradi, quindi diciamo in camera mia va benissimo, e stare fermo per almeno 15 ore. Dopodiché serviranno dalle 4 alle 7 giornate per crescere. Io sentivo il rumore, perché c'è il gatto che lecca i cartoni del Mac? Ecco. Ciao. Ecco cos'era. Puzzetta! Dustin Hoffcat, dove stai andando? Buongiorno. Sono ancora malaticcio. Non mi libererò mai di questa sciarpa fin quando non arriva la primavera. Comunque sì, ragazzi, è passato più di un giorno, direi un giorno e mezzo, considerato che ora è giorno, l'avevamo fatto di sera, dalla creazione del cristallo. C'era scritto di farlo riposare 15 ore senza toccarlo e poi di lasciare 4-7 giorni per la maturazione e la crescita del cristallo. Quindi io direi di andare a vedere. Come stai, cristallino? Non si capisce niente. Aspettiamo ancora. Inizialmente volevo fare un vlog dedicato alla nascita, alla crescita di questo cristallo. Visto che ci vuole un sacco di tempo e che probabilmente un vlog solo su quello sarebbe noioso, come occupare il resto del vlog? Come dare un argomento clickbait a un vlog altresì non cliccabile dall'utenza? Mentre mi squilla il telefono. Quando eravamo a Cork, ci hanno messo a conoscenza di questo test dove praticamente, rispondendo ad alcune domande, tu scopri che tipo di perversione hai, che tipo di persona pervertita sei. Ed è una cosa molto divertente, nonché imbarazzante. Quindi voglio chiudere questo video facendo questo test insieme a voi, sputtanandomi per sempre la reputazione. Ma prima devo editare l'intervista doppia di oggi. Appena finisco vi faccio vedere com'è il progetto di un'intervista doppia. Visto che è un format che sta andando molto bene, che è una cosa abbastanza virale, c'è sempre quella parte di pubblico che non accetta la viralità, la commercialità di un prodotto e quindi lo critica. Vi voglio far vedere quanto può essere impegnativo montare una cosa del genere su Minecraft piuttosto che sulla realtà. È ancora più impegnativo perché non hai una registrazione vera e propria, ma devi creare tu le tue clip. Allora, la prima parte del montaggio è molto semplice, tra virgolette, perché io ho la clip di Ezalb, che si muove con il suo sfondo e tutto, la clip di Eren, e l'overlay con scritto intervista doppia e tutto. Quindi il risultato è questo, dove ho due clip parallele, editate in modo da occupare ognuna a metà schermo, che adesso vado a renderizzare per compattare in una clip sola. Mi tornerà utile perché dopo avrò meno sbatti nel renderizzare tutto quanto insieme. Quindi adesso compatto questa clip in modo che sia un video unico, e poi la utilizzo nel progetto definitivo. Ed eccoci qui, ragazzi, ci ho messo un'oretta buona, ho finito il progetto. Potrebbe sembrare semplice, in realtà il grosso del lavoro è sincronizzare tutto. È uno sbattone incredibile, perché vedete, ho una traccia per l'intervistatrice, una traccia per la voce di Eren, una traccia per la voce di Ezalb e una seconda traccia per la voce di Ezalb con effetti per dare la diversità tra le due voci, perché sennò sono assolutamente identiche. È un minimo di accompagnamento mentre parla, giusto per far capire che sta parlando Ezalb e non Eren, perché appunto avendo la stessa voce sennò era un macello. L'intervista doppia non è proprio la cosa più semplice del mondo da fare, neanche la più difficile, però vi volevo far vedere che c'è del lavoro dietro, insomma, quindi spero apprezzerete un po' di più d'ora in avanti. Poi già apprezzate, però dico, certi sottovalutano magari il carico di lavoro che c'è dietro una cosa del genere. Non vi posso nascondere che è un periodo di luci e ombre. Non parlo di YouTube, non parlo assolutamente di YouTube. Gennaio è notoriamente una merda su YouTube, lo sappiamo tutti, perché la gente torna a scuola, quindi ha meno tempo, deve iniziare a fare le verifiche e tutto. E dal punto di vista dei risultati non è che vada benissimo, però sono contento perché rispetto a tutti i problemi che ci sono stati con i cambi degli algoritmi eccetera, sta andando meglio. Sto facendo tanti iscritti, sono molto contento. Ma sul piano personale è un periodo un po' di difficoltà. Mi sono ripromesso di essere più trasparente nei vlog, ma faccio davvero, davvero fatica. Mi mancano i tempi della vecchia YouTube, quando si faceva tutto per divertirsi. Non c'era nessun grattacapo, non c'era il concetto di morti, di fama e tutte queste stronzate qui. Purtroppo mi sono ritrovato a essere deluso da un sacco di persone. La cosa che mi fa più amarezza non è tanto il fatto stesso, ma le mie decisioni. E questo pesa, perché potevo fare scelte migliori, potevo pensare di più a me stesso forse. Non l'ho fatto. E purtroppo tante volte essere
Gentili non paga. Poi ultimamente anche Karen sta avendo dei problemi. Si potrebbe dire tranquillamente, senza troppa paura, che è vittima di cyberbullismo. E voi direte: come? Chi può odiare Karen? È così dolce e tenera. Ed è effettivamente così, come vedete nei video. Lo dicono tutti. Però ragazzi, l'invidia è proprio una merda. L'invidia trasforma le persone in mostri. Spero che sentendo questo siate più consapevoli dall'impegno che ci metto nei video e dalla voglia di fare, di divertirmi. E quando mi diverto in un video, per me è tantissimo, cioè un valore enorme, perché mi distraggo da qualsiasi stronzata. E a proposito, tralasciamo le storie tristi. Vi avevo promesso un test molto ignorante. Adesso mi metterò a farlo. Lo farò in maniera un po' grezza, nel senso che non vi metto a schermo il test, ma lo riprendo con la fotocamera, perché voglio fare una cosa easy e rapida. Allora, il test si chiama BDSM, una cosa del genere, test. Sì, .org. E è abbastanza inquietante, quindi facciamolo. Allora, la cosa inizia: ti senti maschio, femmina, o come ti identifichi? Età, ovviamente devo mettere 18 anni, sono molto giovane. L'orientamento, quindi devo mettere precisamente eterosessuale, quindi solo eterosessuale, ok. Ci sono una serie di domande molto imbarazzanti, tipo: ti piace essere dominato, specialmente a letto? What the fuck? Mi piace ricevere dolore durante il rapporto, diciamo, e vedere il risultato, come i lividi. Se potessi fare dei soldi vendendo le clip di me stesso, lo farei. Pensavo fosse un'idea simpatica per un video. Facciamo che io rispondo a tutto e vediamo il risultato finale senza farvi vedere i dettagli delle domande, perché sono un po' inquietanti. E penso che questo video non gli toglierebbero la monetizzazione, ma finirebbe nelle restrizioni quelle pesanti, del tipo che non lo vede nessuno, che è la cosa che più mi preoccupa, perché tanto monetizzare a gennaio non si monetizza niente, però almeno farlo vedere il video mi interessa. Quindi ci vediamo con i risultati, ci metterò un po'. Sono a metà test, non avrei mai potuto fare un video di questa roba, no. E finora praticamente ho risposto tutto no, tipo assolutamente no. A parte quelle che non capivo e nel dubbio mettevo neutrale. Quindi non so che cosa esce, perché non sto rispondendo a niente. È tutta roba strana, tipo: ti piacerebbe essere messo in gabbia? Ti piacerebbe essere legato? Ti piacerebbe essere trattato come un cane, insultato, umiliato? No, ovvio che no. Che cazzo di domande sono? Voglio essere trattato come un essere umano. Grazie. Per intenderci, no, 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 tutto no. Che cazzo di testo ho appena fatto? È una roba tipo degeneratissima. Perché sono così giallo intanto? Boh, va bene, chiamatemi Aaron Simpson. Non sto ancora per vedere i risultati, devo provare che non sono un bot, ok? Ho risposto praticamente a tutto no, quindi sono molto curioso di vedere che cosa mi uscirà. È malatissimo sto test, mio Dio, non fatelo ragazzi, non fatelo. Secondo questo test ho una sfilza di non essere nulla, ok? E poi ho pochissime caratteristiche, quindi vediamo quelle sopra il 50. Perché dominant solo 43? Te l'ho detto all'inizio, cazzo. Vanilla, quindi una persona normale solamente al 50%. What the fuck? Poi sono un maestro e un cacciatore al 60%. Mi definisce un tipo di pervertito cacciatore. Cioè io sono un cacciatore, vado in giro col fucile a sparare alla gente, non so cosa vuol dire. Va bene ragazzi, ora che abbiamo capito che sono un cacciatore, magari sono un cacciatore del tipo Bloodborne, ci starebbe, non mi dispiacerebbe come cosa. Noi ci salutiamo, ci vediamo presto con altri video, con altri vlog se vorrete. Settimana prossima vediamo il risultato del cristallo, quindi non mancate. Detto ciò, un saluto da Eren Blaze. Ciao a tutti!